Ci troviamo nella zona di San Paolo, dove un vasto incendio dalle 14 di oggi pomeriggio sta devastando i territori di Carasi e San Paolo nel comune di Patti. È un incendio che ha già percorso e bruciato quasi 6 ettari di terreno, di vegetazione, macchia mediterranea, uliveti, è andato in fuoco anche un uliveto secolare. Ma la cosa più preoccupante è quello che il fuoco è arrivato vicino alle abitazioni. Nella zona di Carasi, già verso le 15 del pomeriggio, è stato domato un incendio che stava raggiungendo alcune abitazioni. Lì, grazie all'intervento coordinato da parte dei volontari della Misericordia, del gruppo volontari antincendio di Brizzi, i carabinieri della compagnia di Patti e della stazione di Patti, gli uomini della forestale, vigili del fuoco del distaccamento di Patti, gli autobotti del comune di Patti, un intervento coordinato che è riuscito a domare da quella parte il fuoco. Fuoco che ha girato anche a causa del vento e ha raggiunto la contrada San Paolo, dove sta lambendo anche qui alcune abitazioni. Al momento non ci dovrebbero essere rischi per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle case, in quanto il lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della forestale sta facendo sì che il fuoco si stia per spegnere. Però la paura fra la popolazione è stata davvero tanta, da evidenziare però almeno una volta che le forze sono state coordinate. Una sola critica da fare: era stato richiesto già alle 14 un elicottero, però non è stato inviato, solo sul tardi è stato dato l'avviso che l'elicottero sarebbe stato mandato, però ancora non è arrivato sul posto. Molti dei volontari, degli uomini che sono intervenuti, ci hanno riferito, forse se l'elicottero sarebbe arrivato immediatamente, a quest'ora non saremmo in questa situazione. Intanto però le fiamme continuano a bruciare e le case sono lì per essere raggiunte. Gli uomini della Protezione Civile, i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari continuano a lavorare affinché ciò non avvenga. Sotto a salire Quella dobbiamo. qui in basso, andiamo da sotto a salire, va bene?